Ciao fantastici, benvenuti in un nuovo episodio della rubrica 50 sfumature di... In questo episodio parleremo del colore della... della pelle, il colore della pelle umana. Questo era uno di quei video che erano veramente da secoli che volevo fare, perché una delle domande più frequenti è proprio come si fa il colore della pelle. Perché effettivamente potrebbe sembrare difficilissimo, potrebbe sembrare qualcosa di complicatissimo da fare. In realtà no, è davvero facilissimo da realizzare. Quindi vedrete che è molto più semplice di quello che probabilmente pensate. L'unica cosa, ci sono dei piccoli accorgimenti per poi modularlo correttamente e andare a realizzare un colore che sia credibile, che sia veritiero. Io per questo video vi ho mostrato due diversi approcci. Quello che vedete in questa cartella, che è stato realizzato con gli acrilici per farvi vedere un tipo di approccio per i tipi di media, per i mezzi pittorici come gli acrilici, gli oli e le tempere. Ma ho parlato anche di acquarello, perché non può mancare, visto che in questo canale, come sapete, c'è un focus specifico sull'acquarello con il mio corso di acquarello. E quindi vi ho fatto vedere anche come si realizza con l'acquarello il color pelle e quali sono poi le differenze tra i diversi mezzi. Quindi se volete sapere come si fa, seguite questo tutorial! Quindi in questo specifico contesto ho deciso di utilizzare i colori acrilici perché sono più brillanti, sono più visibili e possiamo fare l'esempio in maniera migliore piuttosto che con gli acquarelli. Con l'acquarello, tra l'altro, il discorso è leggermente diverso, perché con questi tipi di media come gli acrilici, le tempere e gli oli andiamo ad utilizzare il bianco. I colori che ci servono in questo caso sono bianco, giallo di cadmio, poi io utilizzerò un rosso di cadmio, ci servirà anche un colore di una terra e preferibilmente una terra con tono freddo, quindi una terra d'ombra, e un pochino di blu. Quindi questi fondamentalmente sono i colori che ci serviranno di base. Questi tre saranno i colori principali, cioè giallo, rosso e bianco. Poi ci servirà un pochino di terra e un pochino di blu. Io sto usando in questo caso una terra d'ombra bruciata. Potete usare una terra d'ombra naturale oppure un qualsiasi altro marrone scuro dal tono freddo. E in questo caso sto usando del blu oltremare. Genericamente ci viene insegnato che la pelle è rosa, infatti fin da bambini noi siamo abituati a colorare i visi, le mani, insomma i corpi delle persone di rosa. In realtà la pelle non è affatto rosa, la pelle ha delle parti più rosa, più rossastre, più arrossate, delle parti giallognole come vedete, ma soprattutto anche la pelle ha i sottotoni più caldi, sottotoni più freddi, ha le vene che si vedono in rilievo, quindi ci sono dei punti della pelle in cui ci sarà del verde o dell'azzurro. Se la persona ha la pelle un po' più tendente al rosa, le venuzze si vedranno azzurrine, violacee. Se invece la pelle come la mia è tendente al giallo, le vene si vedono verdine come vedete qui. E quindi la pelle non è banalmente rosa. E poi a seconda dei punti, delle zone della pelle, ci sono zone più giallastre, zone più rosate, più rossastre. Quindi fondamentalmente la pelle è tendente all'arancione, con più o meno percentuali di rosso. Quindi per comporre la pelle, il colore della pelle, dunque io parto con un pochino di giallo, una puntina di rosso e comincio a mescolare. Cerchiamo di creare un arancione, in questo caso c'è troppo rosso, quindi prendiamo più giallo. Ne abbiamo creato questo arancio e ovviamente, vedete, mettendolo a contrasto con la mano non assomiglia per nulla al colore della pelle. Però, piano un attimo, andiamo avanti a comporre. Dovremo schiarirlo sicuramente.
quindi lo schiariremo. È ancora troppo arancione e comunque ancora un po' troppo scuro, quindi continuiamo a schiarirlo. Io aggiungerei una punta di rosso. Andiamo a schiarire leggermente. Aggiungiamo un'altra puntina di rosso. Bisognerebbe leggermente smorzarlo a questo punto, aggiungendo una punta di terra. In questo caso utilizzo una terra d'ombra. E come vedete si è spento il colore, però ancora non è abbastanza realistico. Quindi aggiungiamo bianco. Ecco qua, vedete, sulla carta questo è il colore. Ovviamente assomiglia a un color pelle perché, se notate, sembra il colore di un fondotinta quasi praticamente, però è ancora un po' da lavorare, quindi quello che potete fare è continuare ad aggiungere e modificare il colore. Quindi da questo colore di partenza possiamo andare ad aggiungere ancora bianco. Lo rendiamo più chiaro. Questa è un'altra variante di color pelle, leggermente più rosata. Vedete? Questa è leggermente più giallognola, questa qui è leggermente più rosata. E quindi da questa base potete andare avanti a creare il colore della pelle che più si addice a quello che state dipingendo. Ovviamente se aggiungete un altro pochino di terra risulterà, oltre che più spento, anche più scuro. Quindi se avete la necessità di avere dei toni di pelle più scuri, vedete, questo è più scuro, tra l'altro vi può servire per le ombre sulla pelle, per esempio. Se aggiungete bianco invece si schiarirà. Una cosa che vi consiglio è creare un grigio a partire dal terra d'ombra e il blu oltremare. Create un bel grigio come abbiamo visto nel video dei grigi. Quindi, come abbiamo visto nel video dei 50 toni di grigio, 50 sfumature di grigio, vi create un grigio a partire dal colore della terra e il blu. In questo modo avete il vostro color pelle e se dovete smorzare i toni o creare delle ombre potete usare il grigio da mescolare al color pelle. Come vedete rimane sempre un color pelle, però molto smorzato di tono, molto più cupo, molto più scuro, che vi servirà per creare i giochi di ombre chiaroscuri. Se una pelle è un po' più rosata andrete ad aggiungere più rosso. Se la volete più chiara aggiungerete il bianco. Se la volete più chiara ma più rosata andrete ad aggiungere una punta di rosso in modo da ottenerla più rosata. Se invece la volete più tendente al giallino, basterà aggiungere una punta di giallo. Quindi è molto semplice per ottenere i toni della pelle, come vedete,
basterà mescolare insieme giallo e rosso, giallo di cadmio e un rosso di cadmio, mi raccomando non utilizzate rossi dai toni freddi perché il risultato è completamente diverso, quindi vi serve un rosso caldo come un rosso di cadmio o un arancio di cadmio, il giallo di cadmio bianco perché dovete andare a schiarirla se state utilizzando tecniche come oli, tempere, acrilici che si schiariscono con il bianco. Vi servirà sicuramente anche un colore della terra, un terra di solito preferibilmente un terra d'ombra o naturale o bruciata, e un blu, in questo caso preferibilmente un blu caldo come un blu oltremare. In commercio trovate anche dei colori già precostituiti, questo è un vecchissimo tubetto mezzo distrutto, seccato insomma, però ve lo faccio vedere perché si vede ancora bene il colore. Come vedete già di partenza è un colore che ricorda il color pelle, questo qui è un giallo di Napoli rossastro. Non so se si vede la scritta, comunque giallo di Napoli rossastro. Se preferite potete acquistare un colore così e dopodiché andare a modularlo, andare a quindi mescolarlo alla terra, al blu, insomma cercare di smorzando un po' i toni oppure scurendolo o schiarendolo con il bianco. Però sinceramente non vi serve comprare 30.000 diversi tipi di colori quando con i colori più o meno primari si possono creare e comporre infinite tonalità di colore. Per quanto riguarda gli acquarelli, il concetto alla base è lo stesso. L'unica cosa che cambia è la questione dello schiarire il tono con il bianco. Anche se in questo caso io vi dirò, non sono nella schiera di quei puristi dell'acquarello che eliminerebbero il bianco per qualsiasi cosa, tanto che vedete il mio bianco in questa vecchissima palettina è praticamente finito, perché secondo me non è così vero che il bianco nell'acquarello non si usa mai. Il bianco nell'acquarello nella media, nella norma, non si usa, sicuramente non si usa per fare le lumeggiature per esempio, non si usa per di solito nella media schiarire i toni. Però in realtà può tornare utile, per esempio con il color pelle è l'esempio più eclatante, perché è vero che potete creare il color pelle generalmente a partire dal giallo ocra, che è questo, giallo ocra e sempre o rosso di cadmio o arancio di cadmio, in questo caso io ho il rosso di cadmio. Se ne prende una punta e si mescola. Questa è la base del color pelle per l'acquarello. Con più o meno rosso. Però vedete che è molto molto arancione, quindi è vero che con l'acquarello poi si schiariscono i toni semplicemente allungando, aggiungendo più acqua e quindi per diluizione, volendo riempirci la bocca con questi paroloni tecnici, per diluizione andiamo a schiarire aggiungendo acqua. Quindi aggiungendo acqua si schiarisce sempre di più, vedete? Però in realtà è tanto tanto aranciato questo tono, quindi quello che a me piace fare è a questa base aggiungere una punta di bianco, specialmente se si dipinge il visino dei bambini, per dire, che è molto molto chiaro. Vero è che quando si aggiunge il bianco all'acquarello diventa più opaco, ok? Però è anche vero che nel caso della pelle, la pelle di per sé è opaca e se voi lasciate le giuste zone in luce sicuramente riuscirete ad ottenere un bell'effetto lo stesso. Vedete, è leggermente più opaco, ma non così tanto. Aggiungiamo un altro po' di rosso per renderlo più rosato e
questo è un color pelle. Ovviamente con l'acquarello è un po' più difficile modulare i colori della pelle. Quindi io aggiungo il bianco, una punta, pochissimo, non ne serve tanto, nei colori della pelle, non tanto per schiarirlo ma per renderlo più omogeneo e renderlo anche leggermente più opaco, ma proprio leggermente. Poi dipende tantissimo da come si utilizza l'acquarello, se si fa un acquarello molto molto accademico, classico, e onestamente a me quel tipo di acquarello non piace, lo trovo noioso, lo trovo banale, lo trovo trito ritrito, obsoleto, scontato, volete aggiungere altri termini, non lo so, non mi piace. Quindi io personalmente tendo ad andare contro la regola del bianco e ad aggiungere un pochino, una puntina. Altrimenti si rischia che il nostro color pelle con l'acquarello sia un arancione, fondamentalmente, sia semplicemente un arancione, ed è molto difficile, oppure che sia molto molto sbiadito, molto 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 sbiadito, tanto da risultare troppo troppo pallido. In ogni caso, anche aggiungendo il bianco, poi potete diluire molto e andare a schiarire per diluizione. Ovviamente anche con l'acquarello vale il discorso fatto prima, ovvero per smorzare il tono si può aggiungere una punta di blu, ancora meglio se una puntina di un grigio ottenuto mescolando insieme una terra d'ombra e un blu. In questo caso si aggiunge una puntina e immediatamente si va a creare un tono smorzato che ci può servire proprio per le ombre della pelle. Quindi vedete che, mettendo a confronto la cartella dei colori creati con l'acrilico, che è questa, e quella creata al volo con l'acquarello, vedete che le tonalità si assomigliano, siamo nella stessa famiglia di colori, vedete? Quindi fondamentalmente i colori di base per creare il colore della pelle sono gli stessi per tutti quanti i mezzi, con l'unica eccezione della questione del bianco, che però, come vi ho detto, io amo infrangere come regola, almeno per quanto riguarda il colore della pelle, e per un altro paio di eccezioni che poi più avanti vedremo per quanto riguarda il bianco nell'acquarello. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile. Come avete visto, creare il color pelle non è assolutamente difficile, anzi i colori per creare il colore della pelle sono veramente pochissimi e li avete assolutamente nei vostri set, nei vostri kit, perché sono colori di base, sono praticamente colori primari. Quindi spero che questo video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto, quindi se vi è piaciuto lasciatemi un pollicione in su, lasciatemi tanti commenti qua sotto per dirmi che cosa ne avete pensato, qual è la vostra opinione in merito, se voi avete mai riscontrato difficoltà nel creare il color pelle e quali sono le difficoltà, o se appunto siete d'accordo con quello che ho detto nel video. Detto questo, io vi saluto, vi mando un bacione, un abbraccione e ci vediamo nel prossimo episodio di 50 sfumature di... Ciao ragazzi!